Buonasera, ben ritrovati. Oggi parliamo di un tema importante che riguarda la morte, ma vissuta anche come vita. E la morte in genere è quella che noi capiamo, o cerchiamo, o tentiamo di capire quando muore un nostro caro che magari è anziano e quindi ci rassegniamo all'idea, o da una lunga malattia per cui piano piano ci convinciamo che può essere l'unica soluzione. Ma quella morte che è inspiegabile, che è inaccettabile, è la morte di un genitore che sopravvive a un figlio. Quante volte vi sarete interrogati o vi sarete trovati con persone che hanno vissuto questa esperienza e vi sarete sentiti impotente rispetto a loro, non sapevate neanche quale parole dire, come confortarli. Magari spesso, pure se gli volevate un bene da matti, a queste persone non avete neanche avuto il coraggio di stargli vicino, perché non sapevate come farlo e temevate che qualsiasi passo fosse quello dell'elefante, quindi più di fare del bene potevate finire per fare del male. Magari l'altro non l'ha magari capito e ha pensato che vi eravate distaccati dicendo guarda così mi vuole bene. Ecco, noi siamo molto poveri rispetto a queste cose, molto incapaci. Con noi questa sera abbiamo una persona particolare perché per 40 anni ha fatto la psicoterapeuta clinica, perché lei è psicologo clinico e poi ha fatto anche la psicoterapeuta, che è una specializzazione in più, e che per 40 anni ha cercato di aiutare coloro che stavano male, coloro che sentivano un malessere di vita, ma anche di traumi avuti quando si è magari più piccoli e quelli che vanno risolti. Poi la vita gli ha regalato questo grandissimo, immenso dramma che è stata la morte di sua figlia. E da quel momento lei, che non credeva o che perlomeno poteva credere in un modo superficiale come molti di noi facciamo, e ha finito invece per incontrare Gesù nella sua strada per un cammino particolare, perché si è resa conto che la stessa psicoterapia, la stessa psicologia non dà risposte al lutto, perché ti obbliga, come ho detto all'inizio, all'accettazione. Ma non è possibile. Ora vi parlerà lei, vi spiegherà tutto lei. Ho fatto solamente una piccola premessa per farvi capire che l'argomento è veramente interessante. E oggi per parlare di questo abbiamo invitato la dottoressa Andreana Bassanetti, che viene da Parma e che è una psicoterapeuta, oltre che una psicologa clinica, e che ha dedicato tutta la sua vita alla psicologia e oggi la dedica a questo cambiamento che ascolteremo insieme. Allora, innanzitutto, dottoressa, ecco, volevo salutare i telespettatori e scusarmi per questo argomento così particolare che molto spesso chi non ne ha vissuto, chi magari lo ha vissuto soltanto a distanza, ecco, rimane abbastanza addolorato e abbastanza intristito. Ecco, devo dire che io 25 anni sono passati da quando ho perso mia figlia Camilla e devo dire che ho trovato la gioia nel cuore. Io oggi posso dire con certezza che la mia vita è qualitativamente migliorata, ma soprattutto ho raggiunto uno stato di pienezza, ecco, chiamiamola così più che gioia, perché la gioia può essere confusa con l'allegria, qualcos'altro che non ci riguarda, una pienezza che prima non avevo. Nonostante la mia ricerca fosse iniziata molto in tenerissima età, perché la ricerca mi ha sempre appassionato e perciò ho scelto anche di fare psicoterapia e soprattutto la parte clinica che riguarda le malattie mentali, perché mi ha sempre affascinato il poter aiutare, essere di aiuto a persone che magari in quel momento da sole non riescono a farcela. E devo dire che più che una ricerca, devo dire la verità, io ho trovato nella psicologia, soprattutto in quella clinica, ho trovato quello che già sentivo dentro, cioè ho trovato il mio mondo. Non ho mai fatto fatica a stare accanto, diciamo, alle persone che in quel momento chiedevano il mio aiuto. Ed era quasi naturale, era scritto nel mio DNA, ecco. E perciò ero
particolarmente impreparata invece quando si è trattato della morte di mia figlia, perché allora non avevo fede, pur avendo avuto genitori di fede ferrea, ecco, di fede autentica, come c'erano una volta, ecco, i nostri cari, io mi ero allontanata proprio per avere delle certezze mie. Pensavo di averle trovate nella psicologia, nella psicoterapia, e invece di fronte alla morte mi sono accorta che la psicologia non aiuta, non solo, ma fa rimanere addirittura nella morte. Se non ci fosse stato Gesù Cristo a prendermi e a sollevarmi, ecco, dal mio dolore, credo che sarei stata nella tomba con mia figlia, cioè non avrei avuto il coraggio di sopravvivere alla sua morte. Quanti anni aveva quando è successo? Allora, mia figlia aveva 21 anni e ha avuto un periodo abbastanza difficile precedente alla morte, e perciò è stato per me un calvario, nel senso che vedevo tutto quello che io avevo dato ai ragazzi che si erano affidati a me, un risultato positivo. Ogni mia parola aveva un effetto salutare, diciamo. E invece con mia figlia io ho toccato un po' il mio fallimento. Già lì mi sono presentata a questo tunnel della morte già molto preparata su quello che poteva essere vita e poteva essere morte. Allora, se uno nella morte non gli resta che, ecco, io veramente desideravo seguire mia figlia. Io non mi alzavo più dal letto, ero ridotta proprio, direi, in fin di vita. Avevo un altro figlio, ma questo non era sufficiente per strapparmi da un dolore così grande. Perché era più grande o più piccino? Io non ce l'ho più. Il ragazzo era un anno e mezzo più piccolo, sì, però carattere completamente diverso, eccetera, e non riuscivo ad essere per lui ancora una mamma come avrei dovuto essere in un momento così, perché era talmente il mio dolore che non ero incapace proprio di dare qualcosa. Chiusa dentro il dolore? Dolore, sì. E così un giorno che non riuscivo più ad alzarmi dal letto, il medico mi ha ordinato di fare il giro dell'isolato, un pochino di movimento ogni giorno, e devo dire che priva di forze, ero stanchissima, non vedevo l'ora di trovare un posto per riposarmi e ritornare a casa. Ebbene, il Signore mi ha fatto trovare nella nebbia di Parma, all'oscuro, diciamo, verso sera, una sagoma di una chiesa. E io ho detto, con una lucina laterale, ho detto: finalmente posso riposare fisicamente. Non cercavo Dio, non ero in grado neanche di pormi il problema di Dio, ecco, e lì vedevo solo la morte in quel momento. E però questa lucina, ho detto, mi riposo un momento, poi ritorno, perché sentivo che dovevo essere ancora mamma per mio figlio, ecco, l'ho fatto per lui. E lì ho visto sulla porta questa scritta di Marco: venite con me in disparte, un versetto di Gesù che mi ha trapassato. Io ho sentito in quel momento che quelle parole non erano solo belle parole, ma che ero giunta a un momento, diciamo, di un incontro che non riuscivo a definire, ma che sentivo che era grandissimo, ecco, un momento cruciale, diciamo, è stato nella mia vita. Non mi rendevo conto appunto di quello che mi stava succedendo. Sono entrata, la chiesa era deserta, però lateralmente c'era questa vetrata con una cappellina dove c'era l'esposizione del Santissimo e delle ragazze in adorazione. Io ho letto su questi volti luminosi, illuminati non solo dalle lampade, ma anche
questa luce grandissima che traspariva sui loro volti, erano ragazze consacrate, e un soffio di speranza di una vita nell'aldilà. Io in quel momento mi sono detta, forse mia figlia non è morta, forse c'è la speranza. Era la lucina che... Una lucina che ho visto fuori. Di sua figlia che l'ha chiamata e l'ha portata. Direi proprio il Signore, ecco, poi attraverso anche mia figlia. I nostri figli sono degli strumenti nelle mani di Dio. E da lì, ecco, ascoltando, ecco, ero allenata all'ascolto perché 40 anni di psicoterapia, si può dire che, insomma, avevo qualche strumento in più per ascoltare. Attraverso circostanze, incontri, situazioni, adesso non voglio dilungarmi in queste cose, mi ha condotto piano piano sulle sue vie. E da allora, da tutti i dubbi che avevo prima, perché è ovvio, il dubbio fa parte poi anche dell'incontro terapeutico, proprio per aiutare l'altro, per arrivare alla verità. Esatto, direi che sono arrivata proprio all'incontro con lui. Oggi non ho più alcun dubbio. Io dovrei avere dubbi, come si dice. Io non ho alcun dubbio. E Dio c'è. Io assisto proprio, non solo attraverso gli eventi che sono successi a me, ma anche stando accanto a tutte queste persone che hanno vissuto un dolore più grande, direi, la perdita di un figlio, ecco, la certezza di una vita. Perché un amore così come quello che circola, diciamo, all'interno dei nostri gruppi, pensiamo all'amore di un genitore nei confronti del figlio, è l'amore più alto che un essere umano può vivere, la gratuità, la generosità, l'autenticità di un amore così è unico, ecco, è il più alto che noi possiamo vivere, ancora di più rispetto a una coppia che, dove noi cerchiamo sempre, ecco, di... L'interscambio. Sì, di fare il nostro bene in un certo senso, con un figlio no, comunque tu sei, io ti amo. Perciò attraverso un amore così, infatti sento spesso i genitori che dicono un amore così non può morire, anche la persona che è nel dubbio più atroce, magari aveva fede, l'ha persa completamente perché non si aspettava un disastro del genere nella sua vita, perciò è ovvio, la ribellione nei confronti della morte, direi, è comprensibilissima, e soprattutto la morte di un figlio. Però ecco, sentono dentro che hanno un qualcosa che va oltre. Non riescono magari a spiegarlo perché noi stiamo balbettando di cose immense, però mi dicono un amore così non può morire, lo sentono, che c'è un legame che si è creato con il proprio figlio che va oltre la morte. Poi pian piano, attraverso una ricerca, attraverso anche un incontro che noi facciamo mensilmente, in quasi tutto il territorio italiano, attraverso, ecco, questi incontri di evangelizzazione del lutto, non elaborazione, l'elaborazione non ci serve, e dove ci sono delle foglietto, ecco, di riflessioni che magari preparo io ogni mese, funge da stimolo, ecco, perché le persone devono trovare dentro delle verità che molto spesso noi nel nostro correre quotidiano, soprattutto in una società così distratta come la nostra, non abbiamo tirato fuori, non abbiamo illuminato, non abbiamo sufficientemente diciamo approfondito. E così insieme, perché è proprio nella condivisione che c'è consolazione, insieme. Però non una consolazione solo a livello orizzontale. Io ti racconto la mia storia, tu mi racconti la tua, andiamo a casa che siamo ancora più carichi di quando siamo arrivati. La nostra condivisione avviene sempre attraverso un versetto che io scelgo, magari il più adatto a stimolare una certa condivisione, in modo tale che sia sempre il rapporto con Dio. E dice, io sono in ribellione, non riesco più a pregare, sono arrabbiata col mondo intero, anche con Dio, però so
è sempre un rapporto con Dio. Noi abbiamo infatti le lamentazioni, no? Che è una ribellione nei confronti di Dio, eccetera. E anche quella è relazione, non necessariamente dobbiamo sempre dire cose belle e buone, a volte è importante che siamo sinceri, che siamo onesti con noi stessi. Autentici. È importante, ecco, cominciare a vedere la propria vita all'interno di un progetto, non nostro, ma vediamo, colleghiamo i pezzi, allora vediamo che questo dolore così grande viene inserito in una storia, in una continuità, in un qualcosa che è nato, che è cresciuto e che è arrivato a questo momento cruciale, e allora si illumina anche il percorso da fare. Ecco. Perciò la visione della propria vita, del proprio percorso, anche in psicoterapia adesso con i ragazzi, io chiedo, non che rapporto hai con tua madre o con tuo padre, come si diceva ai vecchi tempi, no? Perché il Signore ti ha fatto nascere in quella famiglia, con quel papà così difficile, con quella mamma che non ti ascolta, che non ti comprende? Ecco che tu dai già alla persona la possibilità di trovare una interrogazione, sì. l'interrogativo ma ti interpella personalmente, non è che tu punti il dito contro la mamma e il papà e dire oddio questo non va bene eccetera, appunto basta, no? Perché poi la relazione si chiude. Però la stessa cosa vale quando perché ti ha dato quel figlio che magari è così problematico e ti crea tanti problemi. Questo vale per tutti, ma io sto pensando ai giovani, quando che soprattutto se la prendono, diciamo, con il proprio padre, con la propria madre, se non è esattamente come loro vorrebbero, ma che scherziamo, ma siamo tutti perfetti. Hanno un sogno di follia, insomma, ecco. No, ma anche perché loro sono fermi, sono passivi rispetto a questo giudizio, invece no, loro vengono interpellati e dicono, ma io che ruolo ho? Cosa faccio? Ecco. Come mi muovo all'interno di questa relazione? Ecco, sono io che mi devo muovere, sono io che devo crescere, sono io che devo maturare, proprio attraverso quella difficoltà, proprio attraverso quella mamma che purtroppo non è come vorrei io, proprio attraverso quel papà che magari ha problemi di alcol, eccetera. Perciò ogni persona è interpellata a fare un percorso per sé, non sempre pretendere che gli altri cambino o che ci facilitano. Per tutti è impossibile, noi siamo chiamati a fare noi per primi noi possiamo cambiare. Poi abbiamo questa luce grande che è Gesù, che ci è venuto a dire delle cose grandiose. Misuriamoci con la sua parola e noi troveremo la nostra verità, perché il nostro mistero è nascosto nel suo mistero. Quelli che ci stanno ascoltando in questo momento sentono di ritrovarsi all'interno di questo dolore, di questo vissuto, ma anche di questo modo di relazionarsi al dolore, che non è più una passiva accettazione, ma semmai è un'apertura a qualcosa di diverso. Cosa possono fare per mettersi in contatto con questa associazione che rappresenta e per poter fare qualcosa per sé e per gli altri? Perché ogni volta che siamo chiamati da un dolore, forse la domanda principale dietro l'apparenza è: cosa puoi fare tu per un altro? Cosa puoi fare tu per gli altri? In che modo puoi trasformare questa sofferenza, questo dolore, in qualcosa di bello, di autentico, di forte? Ecco, cosa si può fare? Ecco, non solo, ma pensiamo che in genere due genitori tutto quello che desiderano è fare la volontà del proprio figlio, no? Seguire le proprie aspirazioni, quello che a lui piace, possibile. Dal pranzo sì, all'abito, alla scuola, alla carriera, a tutto, insomma, un genitore quello che vuole è fare la felicità dell'altro. Ora, noi ci siamo chiesti, oggi mio figlio in cielo che cosa vuole da me? Oggi i nostri figli sono al cospetto di Dio e tutto quello che loro vogliono è fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è scritta proprio attraverso questi eventi. Questo è il percorso. Per ogni genitore che vive questa esperienza c'è questa chiamata.
Ecco che noi, per mettersi in contatto con noi, può collegarsi con il sito internet www.filincielo.it, può mettersi in contatto qui a Mazara attraverso i responsabili e poi può telefonare, contattare, mandare mail, mettersi in contatto. Questo può essere fatto dallo stesso genitore, ma molto spesso il genitore è un po', sì, soprattutto nei primi tempi, è chiuso nel proprio dolore, è in uno stato di smarrimento tale che a volte quando chiedo dove abitate, no? Perché telefonano, hanno difficoltà a dirmi la città. Sono talmente smarriti da un dolore così grande che proprio non hanno neanche capacità di iniziativa. C'è una parte del cervello che viene annebbiata. Proprio non ci sono. È assente. Sì, sì, è morta con il figlio. Sì, lo immagino. Noi all'inizio siamo tutti sepolti con i nostri figli, nella bara di nostro figlio. Poi pian piano, ecco, devo dire questo, che tutti noi abbiamo constatato strada facendo che c'è una forza superiore a noi che ci fa fare passi che magari noi non pensavamo di fare, non avevamo la forza di fare. Perciò se noi facciamo un passo, poi Dio ne fa 100 nei nostri confronti, però noi dobbiamo fare questo primo passo. E soprattutto anche le persone che sono vicine dovrebbero aiutare chi ha vissuto un dolore così grande a mettersi in contatto con noi, perché appena muore un figlio il mondo si divide in due: quelli che l'hanno vissuto e quelli che ne parlano. C'è un abisso. Poi all'inizio ci riconciliamo con tutti, però all'inizio si va alla ricerca di colui che mi fa sentire meno solo e che mi può comprendere il profondo. Profondo, ma dico, la consolazione vuol proprio dire io non sono più solo. C'è un altro nel mondo che ha vissuto il mio stesso dolore e posso in qualche modo condividere, confrontarmi, parlarne, trovarmi in lui ed essere compreso, come dicevi tu. Ed è automatica questa divisione all'inizio, perciò è importante che trovino il gruppo che è su misura per loro, su misura, che non è, a volte si dice, fondato da me, ma io me lo sono trovato in mano, perciò non è opera mia. Io ho cercato di esserci come cercando di fare meno danni possibili, però è Dio stesso che ha tracciato questo itinerario, perché proprio questa lo sentiamo, è nostro, ecco, la chiamata specifica nostra che ci porta poi a una missione, ognuno poi secondo il suo vissuto, le sue capacità, la sua disponibilità soprattutto, perché è quella a volte che manca. Allora, lei era, posso dire, atea o dico troppo? O agnostica? Io, ma insomma, facevo una ricerca spirituale, oggi definisco da salotto. Come fanno in molti. Ecco, mi piaceva, la ricerca è sempre stata la base mia. Io tra l'altro avevo il mio papà che invece di raccontarmi le favole mi leggeva la vita di Marie Curie, che aveva preso il premio Nobel, eccetera, che era una ricercatrice, perciò la ricerca mi è sempre stata inculcata nel cuore e sognavo per piacere di più al mio papà di essere come lei. Alle medie sono stata rimandata in chimica, c'era stata la prima ribellione, perciò no, sono molto grata ai miei genitori, ecco, anche a mio papà in particolare, non mi ha mai imposto di ritornare alla fede. Lui era un modello, perché non perdeva una messa, so di la parola di mia madre, avevo mia madre, era così. La parola di Dio proprio fermentava a tavola, parlava di lui e perciò Dio era dentro di noi. E poi io ho perso mio fratello, avevo un anno e mezzo, anche lui ha dedicato la sua vita agli altri, perciò io ho avuto la chiamata un anno e mezzo quando è morto mio fratello, ho vissuto gli anni più importanti della mia vita, quelli più formativi,
con due genitori che avevano vissuto l'esperienza della perdita di un figlio. Perciò ho rivissuto con mia figlia l'itinerario che aveva percorso mio papà e mi è stato molto utile, perché lui non ha elaborato il lutto, lui l'ha evangelizzato, e questo è stato per me una luce grandiosa, un esempio vissuto, perciò concreto, reale. Però nonostante tutto questo, per un lungo periodo si è tenuta fuori. Perché oggi l'incontro con Dio è mio, è frutto di un percorso mio, perciò io per quello dico non ho più dubbi, perché ho avuto tantissimi dubbi ai quali io poi piano piano ho dato delle mie risposte. È ovvio che le domande, diciamo, si susseguono per tante cose, anche io mi ribello se le cose non vanno come voglio io, ma poi subito mi riprendo e dico no, qui c'è una volontà oltre, io devo imparare a leggere questa volontà più che a pretendere e pestare i piedi come fanno i bambini. Quindi a leggerle, non a interpretarle. Sì. Che è importante. Bravo. E soprattutto non comprenderle, dice il mio maestro spirituale, perché il comprendere vuol dire che noi dovremmo avere una mente talmente grande che può contenere Dio. No, noi non possiamo comprendere. Io mi fido. Io ho capito che Dio ha un amore così grande per noi, per mia figlia, per tutti quelli nostri cari che sono in cielo e per tutti noi che siamo in terra a camminare, che di fronte a un amore così ci si arrende e dice: io mi fido, tutto quello che dici tu, anche se non lo comprendo, io mi fido. E mi affido. Ovviamente. Bellissimo. Allora, come avete capito, in lei c'è una grande luce, non solo negli occhi, nello sguardo, nel modo con cui parla, ma proprio una luce interiore che può aiutare tanti, perché questo è il suo percorso, questo è quello che probabilmente gli è stato chiesto. Guardate un po' che destino faceva e fa la psicoterapeuta, quindi ha allargato l'orizzonte di fare la psicoterapeuta. In quel momento, quel lungo momento che è durato 40 anni, una vita, gli è servito per poter poi farlo in un modo non soltanto, diciamo, intellettivo, ma soprattutto spirituale, che ha cambiato completamente la sua vita e può aiutare a cambiare anche la nostra, la vostra. Allora, noi ringraziamo naturalmente per essere stata con noi la dottoressa Andreana Bassanetti, che viene da Parma e che è qui con noi spesso, ci rincontreremo, faremo altri incontri, magari anche insieme ad altre persone che hanno vissuto questo dolore e questo dramma e che lo stanno vivendo e che stanno cercando di apportare un cambiamento nella loro vita, ma non per superare, ma per condividerlo nell'amore verso, appunto, come abbiamo detto, verso Gesù, verso la fede, verso una vita che non è soltanto su questa terra. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi per l'ascolto.